Voglio provare l'ebbrezza di riassumere anche una miniserie. Qualcosa che è fatta e finita, così poi non devo stare dietro di anno in anno a fare i riassunti di tutte le stagioni. Ho fatto una maratona di queste puntate e l'ho finita in un giorno. E adesso sono pronto. Ciao, sono Bounded Mind e in questo video vi riassumerò la storia della regina degli scacchi sotto il mio punto di vista. Beth Harmon è una ragazzina che ha perso sua madre in un incidente stradale, quindi è orfana. Guarda, vi capisco se pensate che questa sia l'ennesima storia di un supereroe, ma non lo è. Purtroppo possono essere orfane anche le persone normali. Comunque, Beth si trova in un orfanotrofio dove le tagliano i capelli a scolapasta e la drogano con dei tranquillanti per fare in modo che nessuno si ribelli. Proprio questa medicina le provocherà una dipendenza che la perseguiterà per tutto il tempo, tanto è vero che negli anni all'orfanotrofio sta tutto il tempo a stalkerare la sua amica Yolena, pusher di fiducia nonché maestra di vita, visto che le insegna a dire ciucciacazzi e altri coloriti termini per apostrofare chiunque le faccia un torto. Fra una cosa e l'altra però Beth ha modo di farsi i cavoli suoi, perché curiosando in giro all'orfanotrofio conosce il custode, Mr. Scheibel, il classico sgorbutico che sta tutto il tempo nel suo stanzino a giocare a scacchi da solo. Non che tutti gli sgorbutici giochino a scacchi, ma lui lo è particolarmente. Lui insegna a Beth a giocare a scacchi e lei si spara flash talmente tanto con sto gioco che quando è in camera da sola si immagina le pedine sul soffitto che camminano a testa in giù come la bambina dell'esorcista. Tutto normale, sì. La stessa cosa che capita a me quando sto scrivendo un click and trip. Guardateveli. Comunque a una certa Mr. Scheibel la smette di fare il deficiente e dopo essersi fatto umiliare da Beth la segnala a un circolo di scacchi locale dove lei avrà modo di smerdare allegramente tutta la combriccola di scacchisti iscritti. Guarda quanti scioglilingua faccio, Eminem mi fa un baffo. Vabbè, insomma, Beth in poco tempo impara a giocare a scacchi consumando pasticche come fossero Smarties, e quando la gente le chiede come faccia a essere così brava, lei risponde tipo voglio giocare con quelli bravi, le partite durano poco, gioco sul soffitto. Senti, giovane, fai poco la sborona che fino a ieri saltavi nelle pozzanghere. Beth dimostra uno scarso interesse verso le regole, rendendo fiero Harry Potter, e per questo motivo le viene proibito di giocare a scacchi dalla capoccia dell'orfanotrofio. Quindi non tocca una scacchiera per un bordello di tempo, fino a quando un bel giorno i signori Whitleys non decidono di adottarla, facendole così abbandonare Yolena, che inizia a tenerle in muso più lungo di un tapiro. Sembra una situazione idilliaca, ma non lo è, perché questi Whitleys sono tutt'altro che una famigliola felice. Il padre è un imbecille, perché millanta un lavoro che secondo me non ha e lascia sempre la moglie da sola. La moglie è una mezza alcolista, eppure lei confonde le Smarties con le pasticche, ma un minimo la posso capire, visto che il marito è più stupido di Tafazzi. Infatti, poco dopo, lascia la moglie da sola con Beth, che viene usata come galoppina e spesso mandata a comprare robe in una specie di edicola che vende medicine, riviste, giornaletti, insomma, mancano solo gli affettati e c'era tutto in quell'edicola. E andando in edicola che le si risveglia la voglia di giocare a scacchi, visto che su una rivista trova un torneo statale del Kentucky, dove per iscriversi servono 5 dollari. Se li fa prestare da Scheibel e ci si iscrive. E qua inizia a entrare nell'ambiente. Il suo però è un talento talmente naturale che manco sa come si gioca ai tornei, non sa che serve il foglietto per segnarsi le mosse, non sa che serve l'orologio. A che serve l'orologio secondo te? A tenere il tempo per scolare la pasta? Poveri noi. Beth affronta uno dopo l'altro le persone al torneo. Prima batte una serie di avversari di basso livello, poi batte Towns, un belloccio del quale si invaghisce anche se a momenti ha il doppio dei suoi anni, e poi batte pure il campione supremo dello stato, il più bravo scacchista della zona, il mago dei pedoni, Dudley Dursley, doppiato dalla voce di Draco Malfoy. Ok, ok. Dudley perde e rosica come una bestia. Beth vince i suoi primi soldi e la signora Whitley, capendo che questa è una gallina dalle uova d'oro, inizia a iscriverla ai tornei in giro per l'America. Passano gli anni e Beth diventa tipo famosa, visto che ovunque va spacca i culi a tutti. Cincinnati, Las Vegas, la bisca sotto casa, che gli frega a lei, tanto si fa i soldi. Sta carica a pallettoni perché non ha mai perso una partita e pensa di saper giocare meglio di tutti a prescindere, quando un bel giorno un simpatico ragazzo vestito da tipo come se fosse un cowboy nell'universo di Matrix. Oh, mo vi faccio vedere, se no poi non ci credete. Guarda qua. Sembra no un cowboy uscito da Matrix. Dove ero rimasto? Ah sì, sto tipo poco più grande di lei le fa notare un errore che lei aveva commesso durante la partita contro Dudley. Sì, perché gli scacchisti sono così, passano il tempo a studiare le partite degli altri e a rigiocarle nella loro testa per trovare gli errori. Beth entra in crisi e al torneo, quando si trova ad affrontare proprio quel ragazzo che si chiama Benny Watts, perde. Oh, godo, ben ti sta, sborona. Mo non te la tiri più, eh? Basta, oh, datti un contegno, mica devi essere imparziale. La battuta d'arresto non ferma Beth, che adesso gareggia con ancora più convinzione, e quando ci sono nuovi tornei fa dei chiusini di studio che manco tu quando devi preparare l'esame all'università e non hai studiato un cavolo per tutta l'estate. Il prossimo torneo è a Città del Messico, dove lei si porta la signora Whitley appresso e la lascia scorazzare per la città mentre lei sconfigge i suoi avversari uno dopo l'altro. Ma quando arriva alla sfida decisiva, perde contro Borgov, uno scacchista russo così
così forte che più forte non si può. Che potrebbe fare una risata, per inciso, però vabbè, forse i russi sono così, non lo so. Ha perso un'altra volta, ci sta a fare l'abitudine. E quando torna in albergo c'è pure un'altra delusione, visto che la signora Whitley passa miglior vita dopo aver passato tutta la notte a bere come una spugna. Per prima cosa, Beth contatta il signor Whitley, il suo ex marito, ma questo le risponde in tono sbrigativo, qualcosa come sì, non me ne frega niente, pigliati la casa, pigliati tutto, sotterra, io non ne voglio sapere niente. L'avevo detto che era un imbecille. Beth torna così nella casa che ora è sua e si rimette in contatto con Dudley, che in realtà si chiama Harry, dai, diciamo i nomi veri delle persone, sennò poi dite che non vi faccio capire niente. Quello che era lo scacchista più bravo del Kentucky e che io chiamavo Dudley si chiama Harry Beltic, ok? Harry si trasferisce a vivere con Beth dopo che i due flirtano come bambini di 10 anni e le insegna a giocare con calma a scacchi, non è che devi sempre attaccare, puoi anche difenderti ogni tanto, pensare un po', statti calma e che cavolo! Lei recepisce, lo manda via di casa e si iscrive a un altro torneo dove avrà l'occasione di giocare di nuovo. Contro Benny Watts, il cowboy di Matrix. Si due si beccano la sera prima della loro sfida al torneo e, in via non ufficiale, giocano delle partite lampo, che non sono partite che si fanno con la cerniera dei pantaloni, ma si chiamano lampo perché devi fare subito la mossa senza pensare. Queste partite vengono vinte tutte da Benny, che praticamente le prosciuga il conto in banca. Ma quando arriva la sfida vera e propria il giorno del torneo, Beth vince umiliando anche lui. Benny vede in lei un grande potenziale, quindi la convince a trasferirsi a New York da lui, che potrebbe insegnarle tante belle cose sugli scacchi e farla diventare ancora più brava. Poi, siccome aveva notato che Beth allungava le mani come Mr. Fantastic, ha tenuto a precisarle che per lo zompa zompa non c'è nulla da fare. Sicuro? Perché io volevo... No, vabbè, fa niente. Bene, ha studiato, è pronta, adesso può andare a Parigi per partecipare a un altro torneo e avere la sua rivincita contro Borkov. Prima però, zompa zompa con Benny. Niente zompa zompa! Vecchio mandrillo. Peccato che poi il cowboy rovini tutto parlando di scacchi sul più bello. Gli alfieri tu ce li hai in testa, bello mio. Comunque, al torneo batte tutti, ma quando deve sfidare Borkov, decide di fare after la sera prima e si presenta come un cataplasma il giorno della partita, perdendo ancora una volta. Quando torna a casa, scopre che il signor Whitley ha cambiato idea sulla casa e vuole i soldi per l'acquisto, quindi glieli dà. È proprio un imbecille questo qua. Già l'ho detto, basta. E a questo punto riceve una telefonata da un'associazione cristiana che le dice: senti, siccome sei brava e sei americana, se ti paghiamo tutto noi, non è che vuoi andare a giocare in Russia a battere quei comunisti nel loro gioco? A battere chi? Kasparov, Karpersky, come si chiama l'antivirus, quello là? Beth prima accetta, poi siccome scopre che questi sono negazionisti e complottari peggio di quelli che abbiamo ai giorni nostri, rescinde il contratto e deve pagarsi tutto da sola. Con quali soldi però? Che hai speso tutto per comprarti la casa che il signor Whitley prima ti aveva regalato e poi ha cambiato idea? Quando sembra tutto perduto, arriva la sua amica Yolena, che ora c'ha una parrucca in testa in classico stile afro. Sta qua, prima le dà brutte notizie, perché il signor Scheibel, il tizio con cui ha cominciato a giocare a scacchi, è morto. Allora vanno al funerale e si scopre che lui ha nella sua stanza un sacco di foto che ritraggono la ragazzina. Poi si scopre anche che la capoccia dell'orfanotrofio è tipo caduta in malora perché zoppa, mezza pazza, tutte ste robe qua. Mica, che tracollo brutto che ha avuto. Poi, tornati a casa, Yolena le fa: te li do io i soldi, tanto tu vinci sicuro e poi me li restituisci con gli interessi. Bene, soldi presi e andiamo tutti in Russia. Non da sola però, con un accompagnatore, perché là non puoi uscire da sola, non puoi parlare coi maschi, non puoi bere, non puoi fare niente, fesse che è la giungla. Al torneo Beth affronta tutti i più grandi maestri, pure Paolo Migone, che è stato campione del mondo quando lei ancora non era nata. Raga, è Paolo Migone, che vi devo dire, guardate. Ora lo capite perché storpio i nomi, sono costretto. Beth batte tutti, trova il coraggio di smettere di prendere quei tranquillanti di merda e si trova nella partita decisiva di nuovo contro Borkov. La partita va per le lunghe e viene messa in pausa per continuare il giorno successivo. Durante la notte Beth riceve la telefonata di Benny, che si è riunito con Harry e tutta la combriccola di amichetti per studiare le mosse di Borkov e dirle tutta una serie di cose da fare per rispondere alle sue mosse al giorno successivo. Il giorno dopo la partita riprende e Beth si mette a guardare in cielo le pedine che si spostano sul soffitto mentre tutti nella stanza pensano che abbia visto la Madonna. All'illuminazione e con una serie di mosse mette in difficoltà Borkov, che le chiede la patta per la prima volta nella sua lunga carriera da sborone. Qua a scacchi fra patta e partita lampo sembra sempre che si dicano cose a doppio senso. O forse sono io. Lei rifiuta, lo guarda negli occhi e sbam, lo batte con una violenza inaudita. A posto, fine. Ciao Borkov, vai e insegna agli angeli come perdere a scacchi con una che potrebbe essere tua nipote. Ora è la più forte. Ora ha smesso di essere dipendente da quelle cose e può passare il tempo a passeggiare per la Russia giocando con i passanti. Bene, onesto. Raga, so carico a pallettoni pure io. Sono sicuro che ho imparato pure io come si gioca a scacchi guardando questa serie. Posso battere anche i computer. Dai, su, guardo sul soffitto le pedine, la scacchiera è mia amica, la scacchiera è mia amica. No, ok, niente scene, faccio schifo lo stesso, basta. Per consolarmi, voi condividete il video, commentate e iscrivetevi al canale. E ditemi anche cosa ne pensate di questa miniserie e se ne volete vedere altre. Vi aspetto.